Buonasera a tutti, bentornati in Moda e Salute. Questa sera sono una nuvola di tulle perché abbiamo qui un ospite super speciale. Sicuramente vi rifarete gli occhi. Abbiamo con noi Fabio Porleò, fashion designer delle dive ormai, eh? Buonasera a tutti, buonasera Barbara. Buonasera, allora guarda che meraviglia, guarda, Luca in tutta l'inquadratura ci sto, ci entro, chiedo al regista, ma mi sembra proprio di sì, ci entro. Che meraviglia, sono anche bella comoda, Bene. una delle tue super creazioni. Grazie. Però prima parliamo di te, torniamo un po' indietro, parliamo di te, poi faremo vedere anche qualcosa dei tuoi lavori, del grande successo che stai ottenendo. E io lo conosco ormai, stavamo facendo i calcoli, da 7 anni mi ha vestito in diverse occasioni, adesso vi racconterò anche. E mi ha sempre portato fortuna, diciamo che ci portiamo fortuna a vicenda, Esatto, sì, è eh? Ci può vero, dobbiamo stare. dirlo. Allora, Fabio Porleò, Aosta, quindi comunque non un ambiente facile per cominciare e per sfondare in questo ambiente. Raccontaci un pochino da dove inizi, da dove inizia la tua passione e poi cominciamo pian piano a scandire un po' della tua Sì, carriera. in realtà facciamo giusto i conti, sono 12 anni che ho creato il mio brand e ho iniziato da Aosta. Diciamo che le mie origini sono metà valdostane e metà parigine e infatti la passione arriva proprio da Parigi, in quanto i miei nonni e bisnonni avevano atelier di moda a Parigi già negli anni 60. Ah, quindi sei figlio d'arte, nipote Esatto, d'arte. esatto, esatto. E quando si sono trasferiti poi negli anni 80 in Valle d'Aosta, poi hanno comunque continuato il mestiere anche qui. Poi mia mamma, anche lei, è diventata sarta, ha studiato la sarta e ha continuato, e quindi questa passione diciamo che mi è stata un po' tramandata sia da mia nonna che da mia mamma, per poi fin da piccolo passavo le ore in atelier mentre mamma e nonna lavoravano, quindi in mezzo a macchine da cucire, aghi, fili. Beh, la passione ok, ma ci va anche il talento, perché anch'io ho la Grazie. passione e ho una macchina da cucire a casa che credo di spolverare benissimo ogni settimana, però ancora non ho ben capito, infatti verrò magari a fare un corsettino, non ho ancora ben capito come si mette semplicemente il filo, figuriamoci tutto il resto. Cioè ci va anche comunque un talento, tu avevi già comunque un'impostazione. Sì, anche perché fin da piccolo poi in realtà ho cominciato a usare queste macchine a cucire che mamma mi faceva utilizzare e ho cominciato a creare degli abiti per mia sorella più piccola. Io avevo 7 anni più di mia sorella, ho 7 anni più di mia sorella e quindi già all'epoca, quando io ho circa 12-13 anni, facevo i miei primi abiti Ma che meraviglia! per vestire mia sorella, la obbligavo quasi a fare shooting, poi sfilate fatte in casa, e quindi ecco, no, nasce proprio da quando ero ragazzino. E quindi fin da subito ho iniziato proprio a disegnare, cucire e realizzare, poi ovviamente col tempo mi sono un po' perfezionato, Direi di diciamo. sì. Stiamo guardando qui qualche foto. Che cos'è questa? Di che cosa rappresenta questa creazione? Allora, questo è un progetto per me molto molto importante, è un progetto che è già giunto alla sua seconda edizione, la prima edizione è stata svolta nel 2019, la seconda nel 2021 a Parigi, all'Hotel des Invalides, quindi con l'ambasciatrice italiana. È un progetto che si chiama Phoenix Alternative Models e qui invece con lo stilista Castel Baljac che è venuto a vedere la sfilata. E si chiama Phoenix Alternative Models, è un progetto dove assieme ad altre due persone portiamo in passerella soltanto modelle Ma questa amputate. è la Premier Dame? Qui sì, esatto, è Brigitte Macron Ah! che rappresenta in prima fila la sfilata del 2021, sì, E esatto, beh, del scusate, è settembre. quello che hai indosso tu, è una tua creazione, Una mia creazione, ovviamente. sì, esatto. Quindi questo progetto per le donne amputate, Sì, insomma. esatto, è un progetto nato con Romuald des André, videomaker, nonché mio zio, e Fabienne Savapelosche, un'atleta amputata di Lione. Abbiamo deciso quindi di farlo a Parigi, un po' per le origini mie e di mio zio, perché ovviamente anche lui è di Parigi, e un po' per il fatto che Fabienne fosse comunque anche lei francese. Poi abbiamo avuto questo appoggio dall'Hotel des Invalides che ha sposato appieno questa causa ed è proprio per sensibilizzare un po' le persone su questo tema.
Che meraviglia. Qui ecco una foto di gruppo di fine sfilata. Bellissimo, quindi quello è il modello lungo del mio. Esatto, lì dietro a me, vicino a me, c'è anche il tuo modello, quello c'è che stai indossando modello, anche tu. Che bello, sono molto orgogliosa di questa cosa. Questo è veramente un progetto meraviglioso. Quindi tu piano piano, torniamo un attimo indietro, piano piano hai cominciato a fare di questo un mestiere vero e proprio, ovviamente esatto. Non è semplice. No, non è semplice, diciamo che inizialmente, proprio quando è iniziato quasi per gioco, nel senso che io organizzavo eventi di moda, facevo concorsi di bellezza e un giorno mi sono detto, ma perché non far sfilare queste ragazze con degli abiti che creo io per loro, essendo che comunque a me piaceva creare, quindi ho detto, ma già che ci siamo, anziché chiedere magari degli abiti a dei negozi, provo a creare io degli abiti e le faccio indossare. Diciamo che ha avuto un sacco di successo, però poi, grazie comunque anche ai social, le foto sono state caricate sui social e sono stato contattato poi da un'organizzazione di Milano per la Fashion Week di Milano, proprio, nel palazzo dove si presentavano, insomma, gli stilisti emergenti. Ah, ottimo. Quindi nel giro proprio di un mese e mezzo ho dovuto creare un sito internet, ho creato un logo, ho creato il brand, insomma, nel giro di pochissimo, proprio per poi arrivare pronto a questo evento. E nulla, quindi da lì diciamo che poi è nato per gioco e dopo qualche anno l'ho fatto diventare proprio un lavoro, abbandonando l'altro mio lavoro, perché come il tu posto ben sai, fisso. Esatto, il famoso posto fisso a tempo indeterminato. E lavoravo in un'agenzia di viaggi e di eventi, tra l'altro un lavoro che mi piaceva molto, mi permetteva di viaggiare, l'organizzazione di eventi comunque mi è sempre piaciuta. Beh, ecco, ad un certo punto ho dovuto fare una scelta. Beh, certo, anche perché la mole di lavoro ha cominciato fortunatamente ad aumentare. Esatto. E sei arrivato alla Milano Fashion Week. Com'è stata la prima volta che hai calcato una passerella? Perché poi alla fine, prima vanno le modelle, ma alla fine esci tu con il modello di punta, no? Sì, allora devo dire che ho fatto tante sfilate prima, però magari non ho più sfilate, ho iniziato con le sfilate di paese, quindi insomma emozionante ovviamente, però quando poi inizi a calcare delle passerelle come la Milano Fashion Week, la Torino Fashion Week, la Dubai Fashion Week, lì l'emozione cresce, perché poi sono mesi e mesi di lavoro. E nel giro di veramente 7-8 minuti forse vedi sfilare il tuo lavoro proprio in pochissimi minuti e poi lì arriva il momento proprio di uscire in passerella. Ecco, guarda, stiamo proprio vedendo una tua passerella, qui dov'eri? Allora, qui è stata in realtà l'ultima sfilata che ho fatto a Dubai, che risale a giugno del 2022 di quest'anno. Questo è un evento che si chiama Fashion Factor, sono stato contattato, eravamo circa 30 stilisti, era un concorso in realtà di stilisti da tutto il mondo e devo dire che è stato un evento che mi ha portato tanto, perché senza neanche che io lo immaginassi, perché infatti non ho detto a nessuno che era un concorso, sai Barbara, ho detto vado a fare una sfilata. Ok. Alla serata delle premiazioni non volevo neanche andarci, ho detto ci facciamo una serata tra amici fuori. E invece poi mi hanno convinto a andare alla serata di gala delle premiazioni con la mia amica Audrey, la modella che vediamo adesso. Che ha partecipato al Grande Fratello VIP. Esatto, sì, 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 sì. E niente, eravamo quindi a cena, ad un certo punto chiamano un nome che nessuno capisce, Barbara. Chiamano Porlois, come il primo vincitore per gli abiti da sera. Nessuno si presenta sul palco. Ah, certo. E dopo che chiamano il secondo, la mia amica mi dice, Fabio, vai e chiedi informazioni, perché è strano che nessuno si sia presentato sul palco. A quel punto vado dietro le quinte, mi prende l'organizzatore, mi butta sul palco e mi dice, Fabio, ma eri tu il primo, vai, vai, così. No, che meraviglia, quindi il premio che hai vinto come... Cioè, premio miglior abiti da sera a Dubai, esatto. Quindi non dietro l'angolo, è stato vinto da te, sì, con quell'abito meraviglioso, sì, che hai indossato da Audrey, vabbè, l'ha anche valorizzato, l'ha anche reso assolutamente ancora, sì, più bello di quello che è, perché c'è da dire, è vero, gli abiti sono belli, però
se sono valorizzati. Esatto, esatto. E ti dico, quindi del tutto inaspettato, e che quindi bello. sì, quando poi le cose sono veramente inaspettate, cioè la gioia è ancora più grande, sì. Anche perché non avevi detto a nessuno che era un concorso, quindi poi esatto. ti hanno insultato un po', no? Anche a mia mamma, che ci è rimasta, come un concorso, ha detto sì. Ecco, tua mamma, lei è meravigliosa, io ho la fortuna di conoscerla, ti segue tantissimo, ti incoraggia tanto e ovviamente ormai è il tuo braccio destro. Sì, esatto, mamma è una... Poi mi emoziono un po', sai? Sì, un baciotto grande perché se lo merita. Mamma è una persona che mi segue fin da sempre, che crede, ha sempre creduto in me in realtà. E devo dire sì, lei poi essendo sarta lavora con me e mi segue ovunque. A parte a Dubai, che non è potuta esserci questa volta, però le altre volte che ho partecipato a Dubai, in Francia, che sia Parigi, Cannes, Monte Carlo, comunque è sempre lì a darmi un sostegno e un grande aiuto. E tu hai uno staff molto particolare, perché è vero, hai la mamma, ma hai anche la zia, insomma, esatto. È una bella famiglia, ormai è una cosa familiare, che però sono tutti professionisti. Cioè ho, non delle, è... ho delle persone che mi seguono, mio zio che mi fa i video, le foto, che anche lui è un professionista. Cioè ho proprio, sì, sono riuscita a creare uno staff, e creare, ma perché poi loro comunque hanno le capacità, insomma. E non è da tutti avere una famiglia di esatto, professionisti. Esatto, esatto. Quindi no, devo dire che sono anche su questo sono molto fortunato. Infatti adesso anche con mio zio ho aperto un nuovo atelier, un nuovo showroom, e all'interno ho proprio avuto il piacere di creare una zona, uno studio fotografico, un vero e proprio set fotografico, dove appunto lavora Romuald Desandré, che è mio zio. Che meraviglia! Allora, dopo la pubblicità rimanete lì incollati, perché vi faremo vedere tante celebrità che hanno indossato gli abiti di Fabio, e poi ci faremo raccontare anche un po' le nuove tendenze, le mode del momento, insomma, chi meglio di lui, approfittiamo oggi. A tra poco con Moda e Salute. E siamo tornati e vi ho visti, vi vedo molto interessati, perché al numero in sovraimpressione sono arrivati tantissimi messaggi. Ma dove si trova Fabio? Ma possiamo avere un vestito su misura da Fabio? Sicuramente sì, perché lo trovate su tutti i social, no? Anche sì. Un sito. Ho il sito, che è www.fabioporgliò.it. Ho i social, Instagram, Facebook, quindi mi trovate come Fabio Porgliò, fashion designer. E quindi sì, è assolutamente possibile. Sul sito ci sono anche i riferimenti, il numero di telefono, le mail, l'indirizzo, c'è tutto. Quindi... Ecco, quindi care mie amiche telespettatrici, assolutamente sì. L'altra domanda è, ma è solo donna? No, in realtà è una domanda che mi fanno in tanti. È vero, io nasco prevalentemente come stilista di abiti da sera per donna. Nel corso degli anni poi ho iniziato ad avere anche una richiesta da parte del pubblico maschile, anche perché poi comunque spesso le cose che indosso sono delle mie creazioni, quindi poi la gente li vede e me lo chiede. Quindi da lì ho iniziato a fare tanto uomo su misura, soprattutto sposi, cerimonie, via dicendo, ma anche tanto prêt-à-porter, questo soprattutto perché poi col periodo del Covid diciamo che gli abiti da sera purtroppo non è che andassero molto, e tantomeno gli abiti da sposa, quindi mi sono un po' reinventato con t-shirt, l'abbigliamento intimo da uomo, felpe, borse, pochette, quindi anche degli accessori e anche più di prêt-à-porter, quindi sia uomo che donna, bambini. Ah. Perché vesto tantissimo anche i bambini per le occasioni, tipo che possono essere il battesimo, può essere la comunione, la cresima, insomma, quindi sia maschietti che femminucce. Sì, diciamo che abbastanza 360 gradi, ecco. Insomma, hai il tuo bel da fare. Torniamo ai tuoi eventi, perché stai veramente calcando tantissime passerelle. Quest'anno io ovviamente ti seguo con affetto, ma chiunque può vedere i tuoi social vede che sei ovunque. È ben difficile. Un prezzemolino, insomma. È ben difficile comunque seguire tutto quanto e stare anche a lavorare in atelier, perché comunque tutte queste creazioni sono fatte a mano, sì, da mamma, ma anche da te. Sì, esatto, io oltre che a disegnare, poi seguo la creazione dall'inizio alla fine, quindi dal disegno, il cartamodello, il taglio, il cucito, cioè fino a proprio gli ultimi dettagli. Poi ovviamente c'è chi mi aiuta, però l'abito fatto e finito devo comunque seguirlo anch'io, quindi ecco, e poi c'è tutta la gestione, poi come tu ben sai, i social e quant'altro, quindi sì, però anche le creazioni sono tutte eseguite sartorialmente, tutte eseguite dall'inizio alla fine anche da me. Da dove prendi ispirazione? Da dove arriva, ad esempio, questo abito? Come ti è venuto in mente? Perché io i primi abiti di questa fattura li ho visti da te.
Poi adesso un pochino tante ditte si sono un po' rifatte, non parliamo di incidenti di percorso perché ce ne sono stati diversi di quelli che spacciano per loro idee altrui, ma chi conosce sa perfettamente che questo stile arriva un po' da te, quindi. Sì, allora vabbè, devo dire che comunque Giambattista Valli è uno stilista che utilizza tanto tulle e quindi forse lui anche prima di me. Però come tu ben sai, ti ho raccontato diversi episodi che Sì. purtroppo, ecco, capitano Capitano, quando ci sono certo. delle coppie, ma pazienza. Le ispirazioni io, ecco, devo dire, vabbè, l'abito che tu indossi in questo momento fa parte della collezione Rebirth che io ho presentato a Parigi, Rinascita, che arrivava proprio dopo il periodo del Covid. E presentato, cioè creato appositamente per, come dicevamo prima, per queste ragazze amputate. Quindi una rinascita un po' per loro, una rinascita per tutti noi dopo proprio il periodo del Covid, e arrivava proprio anche una rinascita mia personale. Quindi sono riuscito a, tramite le emozioni che ho provato nell'ultimo periodo, a creare proprio un simbolo di rinascita, quindi sia dal colore che un colore, quello che indossi tu oggi, che io non ho mai utilizzato nelle mie collezioni, è un colore nuovo per me. Sì. E quindi volevo proprio rinascere anch'io, assieme a queste donne, insieme a tutti noi, utilizzando proprio un colore che mi dava comunque in quel momento gioia, un Eh beh, colore sì. mai utilizzato e che in quel momento mi dava proprio una sensazione di benessere, di gioia, e quindi questo celeste. Poi devo dire che nelle mie collezioni non mancano mai il nero e il bianco. E anche in questa collezione, perché comunque il nero rappresenta un po' il buio di un momento, il bianco invece anche quello, comunque il simbolo un po' della purezza di queste ragazze, di queste donne. Quindi anche in base sia ai colori che ai materiali cerco comunque di ispirarmi alle emozioni e poi tantissimo anche ai viaggi. Come tu ben sai, una delle collezioni mie che più sento mia, che più mi rappresenta è proprio Régine. Eh sì, è una collezione che ho tanto amato e penso che sia una delle collezioni tue che ha avuto più successo e che ha avuto più condivisioni, visibilità, perché Sì. è stata indossata veramente da tanti. Regine, da dove nasce? Régine nasce nell'anno in cui è mancata mia nonna e quindi insomma l'emozione in quel momento era proprio la tristezza, diciamo, che però mi ha dato anche la forza di continuare e nasce all'inizio del 2017 in realtà. Quando a gennaio ho presentato per la prima volta il Cigno Nero. Il Cigno Nero è una creazione che mi rappresenta proprio tanto. Cioè una creazione che poi tu sai bene che è stata indossata tantissime volte, Sì, anche da te. anche da me è stata Anche da indossata, te. sì. È la creazione che mi ha aperto le porte, perché io l'ho presentata a Parigi nel 2017, a gennaio, per l'apertura proprio della Fashion Week in una galleria d'arte. Intanto stanno scorrendo delle immagini con Le dei tuoi immagini queste sono della modelli. collezione Rebirth, sempre della collezione che stai indossando tu adesso, Sì. esatto. E niente, questa creazione poi, come ti dicevo, mi ha aperto un po' le porte perché la sentivo proprio tanto. Dopo quell'abito ho creato proprio l'intera collezione ispirata a mia nonna, quindi a Régine, il suo nome, e alla sua città natale, Parigi. Ah, che Da meraviglia. lì tutte le emozioni, il nero, il momento del lutto, il rosa, il simbolo proprio di romanticismo. Mia nonna era una donna molto romantica ma anche molto forte, quindi il nero rappresentava un po' il lutto, un po' la forza di nonna. Il cigno nero, che comunque è l'abito principale di quella collezione, ha un intreccio di ecopelle nella parte superiore, quindi il corpetto, e quello rappresentava un po' una gabbia in cui mi sentivo un po' chiuso in quel momento, dalla quale però volevo uscire. Le copelle è un materiale forte, anche Sì. quello, di determinazione. Sulle spalle ci sono dei capelli che rappresentano un po' l'eleganza, un po' la criniera del cavallo e l'eleganza di mia nonna. Mia nonna aveva fatto tanti concorsi di Miss a Ah. Parigi quando era giovane, esatto, quindi la sua eleganza. Il bianco, anche qui ritroviamo il bianco, il simbolo di purezza per me, come era pura mia nonna, quindi sì. E per rappresentare anche il lato dolce e romantico di nonna, anche lì ho utilizzato tantissimo tulle. Il cigno nero, infatti, ha ben 100 metri di tulle su di Dopo lo esso. vedremo perché abbiamo una foto che è stata indossata da una VIP. Dopo lo vedremo. Intanto abbiamo visto un po' di questa collezione meravigliosa che veramente lascia spazio
senza parole, perché c'è classe, eleganza, c'è bellezza e sicuramente originalità, perché non è che se ne vedono tutti i giorni i vestiti del genere, perché effettivamente un vestito così è da gran sera, no? Sì, cioè, eccolo qua il cigno nero. Eccolo qui, vedi che sì, esatto. Lo abbiamo chiamato ed è questo il qui cigno nero. Sì, finalmente dopo anni ho visto comunque questa creazione. Eccola qui, ecco, indossato dalla bellissima Neja, esatto. Chi non la ricorda, cantante, esatto. Anni 90, e l'ha indossato all'Arena di Verona per una reunion condotta da Amadeus, quindi... Esatto, sì, un concerto andato poi sulla Rai, esatto, dove c'erano tutti artisti degli anni 70, 80, 90 e 2000, insomma. Quindi ecco, c'è stata finalmente la possibilità di vederlo anche sul grande schermo, cioè sul piccolo schermo. Ha reso molto bene, avete potuto notare quanto è bello. La particolarità dei capelli, come ti è venuta l'idea di mettere dei capelli su dei vestiti? Perché io ne ho indossati diversi, ma questa collezione aveva tutte le spalline con i capelli. Sì, esatto. Allora, questa è stata un po' una collaborazione in realtà per quell'abito che ho fatto con una... hairstylist di Parigi. Lei aveva questa esposizione in questa galleria d'arte e quindi sono stato proprio contattato da lei per creare questa creazione. Lei mi ha detto: a me piace molto il tuo stile, vorrei che tu mi creassi un abito wow, però devi inserirci anche dei capelli, perché è un po' il mio simbolo. E di conseguenza mi sono disegnato un po' il modello e nulla, in realtà sono partito alla ricerca dei tessuti anche. Non avevo neanche fatto il disegno, ce l'avevo in testa e ho comprato, alla fine i capelli poi li ho montati, proprio cuciti a mano direttamente poi a Parigi. È proprio quindi il tocco finale, diciamo, che è proprio avvenuto a Parigi di quell'abito. Ormai il cigno nero è diventato il tuo simbolo, perché comunque in tanti tuoi biglietti, in tante tue presentazioni e locandine c'è il cigno nero che si vede, però ce ne sono tanti altri che adesso stanno diventando il tuo simbolo, come questa collezione. Assolutamente. La regia prima ha mandato un po' di foto, riusciamo a vedere di nuovo la foto di Neja, regia, che vorrei farlo vedere bene, grazie Luca. Eccola qui. Allora, ecco, i capelli, come li vedete, sono sulle spalle, sì, sulle, esatto, spalle a mo' di spallina, e l'intreccio di pelle davanti è bellissimo, perché è un vedo non vedo, esatto. Voi però non riuscite a vedere bene la coda, ma la coda è lunghissima, ve lo dico, sì, io che l'ho indossato. Grazie Luca. Sì, esatto. Sì, poi questo intreccio, ecco, proprio ritornando all'ispirazione, ricordo anche un po' l'intreccio della Tour Eiffel, quindi l'ispirazione di Parigi, anche qui si vede tutta, insomma. Però da qui poi si arriva, lei è una delle tante VIP che ha indossato le tue creazioni, sono fiera di essere tra queste persone che hanno indossato le tue creazioni, tant'è che sono arrivata a una premiazione molto importante con un tuo vestito. Sono venuta da te, sono arrivata, lo ricordo, quel giorno, e ho detto: io devo andare a fare questo concorso che si chiama La quarantenne più bella d'Italia, Miss Italia. Mi trovi qualcosa da mettere? E lui mi ha detto: guarda, facciamo così, ora ti trovo qualcosa di shock che sicuramente, se non ti fa vincere, ti buttano fuori. Quindi ve lo racconto. Ah, eccolo qua, eccolo qua. E quindi, ecco. Perché? Perché era completamente trasparente. Esatto. Avevo soltanto lo slip, poi ho dovuto mettere il registro, se no mi avrebbero cacciato fuori. Esatto. Però mi ha portato alla vittoria, mi ha portato bene. 2016 infatti, ho vinto questo, sì, prestigioso, sì, titolo. E da lì diciamo che è iniziata un po' questa sorta di collaborazione tra di noi, poi a parte la collaborazione proprio l'amicizia, che noi ci siamo conosciuti, sì, poco prima di quell'evento. E da lì è arrivata poi tutta la fortuna, perché da lì sono arrivate tante cose, ma ve lo raccontiamo dopo la pubblicità, quindi state con noi, a tra poco. Ed eccoci tornati. Allora, oggi il WhatsApp esplode. Oggi il WhatsApp esplode di richieste e di persone che vogliono capire come raggiungerti. Vi abbiamo detto che sui social c'è tutto, sul sito c'è tutto, quindi andatelo a trovare, anche perché l'atelier è fantastico. È bellissimo. È bellissimo. Allora, quindi stavamo raccontando che sono arrivata appunto per essere vestita, alla fine sono arrivata vestita, svestita, e ho vinto, quindi mi hai portato fortuna. E tu a me. Ecco, grazie, meno male. Poi, man mano, poi dopo faremo vedere delle foto di tutti i personaggi che hanno indossato le tue creazioni, però è arrivata un'occasione d'oro. Chiama un giornale, Torino Magazine, insomma, chiama un giornale e dice: signora Morris, vorrebbe fare un editoriale grande, grande, grande per noi, però ci serve un vestito d'impatto.
E io ovviamente, Fabio, ti prego aiuto, corro perché è stata praticamente da un giorno all'altro, corro ed è uscita questa cosa qui che adesso Luca ci fa vedere. Ecco qui. Esatto. Tra l'altro in una location da favola, Villa Duchi d'Aosta, una villa meravigliosa. Quello che sembra più di impatto, ovvero quello nero, è veramente qui, me lo stavano sistemando sulle scale, ha avuto successo sì, ma quello che ha avuto più successo è stato l'altro rosa. È vero. Perché mi hanno inondata di complimenti per l'eleganza. Come questo di che collezione è? Sempre di quella che stai indossando adesso, sono tutti dell'ultima collezione, okay, di Rebirth, sì, esatto, entrambi, sia quello nero che quello rosa antico. Ok, quello ha avuto veramente un grande successo e anche qui ha portato tanta fortuna perché ovviamente una pubblicazione molto importante, sì, per entrambi. Esatto. E quindi possiamo solo dire grazie. E io ringrazio te per avermi scelto per l'ennesima sempre, volta. Sempre, sempre, sempre comunque. Allora, andando avanti, ci sono tante persone che ovviamente vedono i tuoi post, vedono i miei post, vedono i post delle persone che le hanno indossati e cominciano a spargere la voce. E abbiamo un talentuoso, abbiamo, e quindi tanti VIP si sono rivolti a te. Ora vediamo una carrellata di personaggi e poi dopo ce li racconti un pochettino. Certo. Vediamo un po', chi è qui? Allora, qui sono con Chiara Facchetti, lei è una youtuber con più di 700.000 iscritti sul suo canale di YouTube, un influencer su Instagram. E lei tra l'altro è di Milano, ma trasferita ad Aosta da tantissimi anni. E ci conosciamo da diversi anni in realtà, avevamo già fatto, lei era già stata da me ad acquistare e poi niente, mi arriva un messaggio proprio quando ero a Dubai quest'anno, a giugno. Vedi, questo dice, Dubai. Esatto, dice Fabio, ho bisogno di te, quando posso trovarti? Dico, Chiara, ha detto, io sono fuori, rientro settimana prossima. E gli ho detto, però accennami perché così almeno comincia a capire. Mi sposo ma non lo sa nessuno. Vabbè dai, quando? A luglio? E te, dai, c'è tempo, abbiamo un annetto. No, luglio di quest'anno. Ah. Ok, e niente, quindi sono rientrato da Dubai. Quindi tu in un mese hai fatto il vestito? Anche meno, perché sono rientrato da Dubai, ci siamo visti con Chiara, lei aveva le idee abbastanza chiare, io l'ho fatto provare un modello che avevo in negozio, ne ho fatto alcune modifiche e è stato un colpo di fulmine e quindi ho scelto un pizzo che ho comprato a Parigi in realtà, quindi torniamo sempre un po' alle origini e nulla, abbiamo creato questo abito per il giorno del suo matrimonio, quindi per me essere scelto comunque da una youtuber, un influencer per il giorno più importante della sua vita, devo dire che comunque mi ha davvero fatto un sacco piacere. Eh beh, sicuramente lei sapeva di potersi fidare, come se un giorno mai mi sposerò io so che andrò da te. Ma questo è fuori di dubbio, quindi comunque la prima donna famosa. Andiamo alla prossima, vediamo un po' chi ci appare. Non mi ricordo, eccola. Eccola qui. E beh, Ilona Staller, cicciolina, famosa. Esatto. E lei sì, lei è tra l'altro una persona splendida, davvero. E sono stato contattato da lei tramite un'altra persona che ho vestito, che è Francesca Giuliano. Mi ha messo in contatto con Cicciolina perché insomma aveva visto chi anche arriva lei. Da me Francesca Giuliano. Esatto, cioè è un susseguirsi, esatto. E quindi niente, l'ho vestita in questa occasione, era per la finale dell'Isola dei Famosi di quest'anno, quindi anche lei era a fine giugno, mi pare, esatto. Qui ci troviamo proprio nei camerini prima della messa in onda e ho creato quest'abito con queste paillette, anche queste che arrivano da Parigi, cangianti sul bianco. E però ti dico, lei è una persona davvero splendida, ci siamo trovati subito dopo il primo appuntamento che avevamo, dopo 10 minuti eravamo già al bar a fare aperitivo in realtà. No, si vede che è una persona, sì, molto simpatica. Sì, molto, molto alla mano, molto buona, sì. Sì, sì, sì. Che bello, quindi Cicciolina e vediamo un po' chi abbiamo. Vabbè, questa sono la io. Morris, la Morris. La Morris che ha vestito qualcosa di Fabio. Abbiamo detto che abbiamo avuto appunto la Francesca Giuliano, che per chi non se la ricordasse è la anni 50 di Avanti un altro. E sicuramente ricorderete anche, vabbè, Giulia Cavagliala, è vestita, esatto, per la scelta finale del trono. È vero, anni fa. Anni, sì, fa, esatto, quindi al Uomini e Donne l'avevo vestita per entrambe le scelte, dove in realtà lei era la...
corteggiatrice, poi quando lei era la tronista, poi in alcune puntate anche l'avevo vestita per delle esterne, sì, Giulia Cavaglià, esatto. Poi hai vestito Audrey Audrey Chablot per il Grande Fratello sempre ho vestito anche Jessica Mazzoli, che l'aveva fatto anche X Factor, sì, l'avevo vestita certo. per Live, non è Nalla Dal D'Urso. La ex di Morgan, per chi... Esatto, sì, ecco. esatto. Angelica Preziosi, un'altra ragazza che aveva fatto la pupa al secchione sempre per Live, non è la D'Urso, l'avevo vestito anche lei. Ho vestito Jasmine Carisi, la figlia di Di Albano. Albano, esatto, per certo. un video musicale ha scelto uno dei miei outfit. Miriam Galanti, l'attrice, certo. anche lei ho vestito. Diciamo che durante questi anni. Abbiamo anche, se non ricordo male, la regia mi può aiutare, abbiamo Elisabetta Canalis, che però è vestita in maniera diversa. Sì, esatto. Eccola qui. Questo, guarda, vabbè, lei adesso è una super sportiva, Eh sì, e campionessa. campionessa italiana, esatto, e quindi ha scelto un pezzo della mia linea di streetwear, quindi è questo crop top in cotone con la banda, con loggata sotto, esatto. E ti dico, ovviamente questo è stato, cioè, un'emozione anche qui, dico, comunque la Canalis è la Canalis, insomma. Sì, no, poi mi dicono sia una persona molto alla Sì, mano. assolutamente. E quindi ti dico, spero in futuro di vestirla anche per delle occasioni, mo non so, un red carpet, una serata, non so, chissà. Ecco, arriviamo al red carpet, perché tu quest'anno, come non mai, ne hai fatti tanti, ma quest'anno io ho visto foto di red carpet tuoi ovunque. Cioè, ti sei sdoppiato perché hai cominciato a Venezia, a Roma. Raccontami un pochino Sì, com'è. allora in realtà i red carpet quest'anno sono iniziati dal red carpet di Cannes a maggio, quando sono stato contattato per la seconda volta da Francesca Giuliano. Per lei l'avevo già vestita per il red carpet del Festival del Cinema di Roma nel 2019. Invece qui stiamo vedendo, Qui qui vediamo Benedetta De Luca. cambiamo subito perché lei è Esatto, sì, meravigliosa. Benedetta De Luca qui qualche giorno fa, perché è al Festival del Cinema di Roma. E anche lei è la seconda volta che l'ho già vestita per il red carpet, qui con un top di paillette simil zebrato, che questo arriva da Dubai, questo tessuto, e una gonna nera in cadì. Qui ecco invece l'evento di cui ti parlavo, Cannes, con Francesca Giuliano. Qui era subito dopo il red carpet di Francesca, e lei l'avevo vestita già per il red carpet di Roma del 2019, come ti dicevo. Sì, Quindi un quando mi ha contattato per Cannes, ovviamente anche per me Cannes era un sogno. sogno, una cosa nuova, cioè non me l'aspettavo, non se l'aspettava lei, non me l'aspettavo io, e lei si era trovata molto bene con me, e quindi insomma abbiamo creato questo abito. Anche questo in realtà è un tessuto che arriva da Dubai, un abito molto stretto che mette in risalto le sue curve, e devo dire che è stato un grande successo anche lì. Qui Eccoci. passiamo al Festival del Cinema di Venezia, però poi scusa, io ci devo sempre pensare perché faccio Eh beh, certo, confusione. ce ne Comunque sono no, qui diversi. Venezia, esatto, lei è Martina Bandi, modella influencer di Milano. Sono stato contattato da lei tramite Giulia Cavaglià, però poi Eh è certo, è un un passaparola, passaparola. esatto, e quindi ho creato questo abito per Venezia, adesso che è stato a settembre di quest'anno. Un abito nero con un top, adesso qui non si vede tantissimo, molto scollato, con un'apertura davanti sul seno, uno scollo all'americana e uno spacco molto, molto alto. Bello, molto bello anche questo. Qui Qui di nuovo con torniamo. Benedetta De Luca a Venezia, questa volta. Anche qui a lei piace un po' lo scintillio, quindi abbiamo scelto Sì. queste paillette multicolor sul fucsia, proprio per dare risalto alla sua energia, alla sua positività, la sua l'essere frizzante, una persona Assolutamente, sì. fantastica, Sì, proprio con perché una lei forza comunque, per chi non incredibile. la conoscesse, come dici tu, ha una forza incredibile perché è una modella, influencer, Scrittrice, disabile, esatto. scrittrice e anche un avvocato perché lei studia, non è, e fa Esatto. veramente mille cose, è nata con una disabilità, quindi lotta molto per l'inclusività e quindi si sposa molto Si con il sposa molto tuo. con il mio pensiero. Esatto, Eccola e qui qui, vediamo sempre bellissima. Benedetta, esatto, è bellissima, sì. Tra l'altro io lei l'avevo conosciuta qualche anno prima, nel 2019, perché ero stato contattato da lei quando ho fatto la prima edizione di Phoenix Alternative Models. Bella, E quindi molto. siamo poi rimasti in contatto e è arrivato poi l'occasione anche proprio di incontrarci di persona. E Eccola qui, qui lei. lei, fantastica, selvaggia Roma. Selvaggia Roma, questo è un po' un cigno nero rivisitato, no? Allora,
C'è un piccolo aneddoto qua, nel senso che quando ci siamo sentiti per la prima volta al telefono abbiamo fatto questa videochiamata e gli ho fatto vedere un po' le creazioni che avevo. Lei si è innamorata persa del cigno nero. Certo. L'unica cosa è che il cigno nero io l'avevo già messo da parte perché doveva essere indossato poi, come dicevamo prima, da Nesia per l'Arena di Verona. Certo. Ho fatto mille proposte a Selvaggia, ma lei era proprio innamorata di quell'abito. E allora niente, ho detto bene, vediamolo anche su Red Carpet, diamo continuità a questa collezione. E quindi abbiamo deciso di crearlo con molto più tulle, perché abbiamo utilizzato qui 125 metri di tulle. Esatto, abbiamo aumentato e sì, devo dire che è I stata capelli molto molto fotografa. Questa li hai messi certo, volta ho messo anche i capelli, questa volta sintetici, perché sul rosso cigno così. nero in realtà erano capelli veri, qui sì, capelli sintetici. E quindi siamo andati a ricreare questo cigno nero in rosso per il red carpet È di stata molto Venezia. fotografata perché ho visto che ha. Fuori dal red carpet, cioè era anche sul red carpet ovviamente, però fuori quando la gente lì che aspetta di salire, lei è proprio super fotografata, sì. Beh, era anche bellissima, stava Molto, molto bene, poi lei è molto. molto solare, e quindi un grandissimo successo per un'altra tua creazione. A tra poco con Moda e Salute continuiamo con le creazioni di Fabio Porlio e poi parliamo ancora un po' di moda. State con noi. Ed eccoci tornati in questo viaggio meraviglioso nello stile, nell'eleganza, nella creatività, nei colori. Ci sta dando anche emozioni, perché comunque la moda è emozione quando la vivi, la crei, quando la pensi. Secondo me tutto parte da un'emozione, no? Sì, assolutamente, cioè la fonte di ispirazione più grande sono proprio le mie emozioni, quindi Ecco, devo dire guarda di qui, sì. parlavamo prima Ecco, della più fotografata, così si vede un po' meglio, esatto. lo strascico che è veramente Esatto. Sì, importante. qui torniamo quindi con Selvaggia Roma al Festival del Cinema di Venezia sul red carpet e lei, come ti dicevo prima, sì, è stata super super fotografata, lei era felicissima, radiosa, era splendida, proprio. È stato tutto azzeccato, anche il look, il Sì. make-up, i capelli. Gioielli, So tutto, che sì. tu comunque hai uno staff completo perché ti appoggi a tanti altri professionisti. Ad esempio, un hairstylist Sì, esatto. importante L'hairstylist che avremo qui prossimamente, ve lo dico. Luca Carta, lui è di Alghero, un salone ad Alghero. E sì, facciamo tantissime collaborazioni insieme e infatti Selvaggia Roma è stata una di queste, sì, È stato proprio assolutamente. Anche lui azzeccato. diciamo che è un parrucchiere delle VIP, perché poi anche qui tramite contatti, quindi Elisabetta Canalis è una sua grande amica, quindi ecco, quindi anche tramite lui che Elisabetta è Certo. venuta a conoscenza del mio brand. Ma si comincia così, ma tu ormai non hai più bisogno della conoscenza del passaparola perché grazie al cielo sei diventata una certezza, tant'è che hai appena varcato i confini, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, perché il suo brand è stato visto ed è piaciuto nelle Filippine e quindi è diventato un brand come tutti i brand che hanno il negozio e tutto. Quindi il suo brand è stato esportato e sono stati aperti dei negozi nelle Filippine. Sì, esatto, nel senso che c'è un negozio multibrand e dove all'interno si troveranno anche le mie creazioni, le prime spedizioni sono già state fatte, ti dico, del tutto inaspettato anche questo, ne sono veramente veramente felice, un mercato che io non avevo neanche in realtà mai considerato, cioè, ho considerato un sacco di altri mercati, quello delle Filippine mai, e invece è arrivata questa richiesta e è piaciuto il mio brand e nulla, quindi le spedizioni sono state fatte e quindi a breve saranno in vendita nelle Filippine. E direi che è un grande traguardo, anche perché comunque io mi sento di dire che Cavalli, Versace, Armani hanno cominciato così. Quindi Un buon auspicio, dai. assolutamente sì. Abbiamo ancora, eccola qua, abbiamo parlato prima di lei, Esatto, Giulia, una cara amica anche lei. Giulia Giulia Cavaglià. che ho vestito, come dicevamo prima, per uomini e donne, e qui invece la vediamo sul red carpet del Festival di Cinema di Venezia. Devo dirti che è stata un'emozione incredibile Venezia quest'anno, perché mi era già successo di vestire alcuni personaggi per il red carpet. Devo dire che a Venezia avevo ben 5 abiti sul red carpet, quindi è Hai stata rischiato il veramente sesto. un'emozione. Ho rischiato il Hai rischiato il sesto sesto con. con me perché Ecco. ho avuto purtroppo il Covid in quel momento e non sono potuta andare, se no C'era il sesto. c'era il sesto e vabbè, pazienza, l'anno Ci sarà la prossimo. prossima occasione. Qui. Ah, ecco, qui eravamo sempre a Venezia, non sul red carpet, ma alla festa di Campari. Lui è Federico Chimieri,
fidanzato di Giulia Cavaglià, nonché influencer, DJ. E lui ha fatto l'ultima edizione di Infatti, lo MasterChef, un ricordavo. bravissimo cuoco, possiamo dirlo. Lo ricordavo. Questa è una Esatto. tua Questa creazione sì, è da una mia uomo. creazione, una tuta che fa parte sempre della collezione di Phoenix, che è la collezione che ho presentato per la prima volta a Parigi con il progetto Phoenix Alternative Models, e fa parte di quella collezione. È una tuta intera con delle borchie sul risvolto del collo, portata a petto nudo. La famosa jumpsuit. Esatto, brava. Vedi, vedi, Tu vedi sei che super un pochino di moda ne so. Qui informata. torniamo a Francesca Giuliano, ma è un altro evento. Questa è Venezia, perché Francesca Giuliano l'avevo vestita quest'anno già per Cannes, invece qui anche lei era sul red carpet del Festival Cinema di Venezia. Un abito totalmente trasparente, con un pizzo nero trasparente, e sui lati reso ancora più trasparente proprio da questo effetto nude di un tulle color carne. Un abito a sirena, anche qui aveva un bel po' di strascico, in realtà forse non si vede molto da questa foto, però aveva circa 1,20 m di strascico, quindi sì, Audace, audace, poi vabbè, esatto. lei è evidente, eccoti Beh, qui qui siamo alla con la festa di Giulietta. Campari con Giulia, esatto. Sì, per poi la cosa bella è che con questi personaggi, in realtà, come ti raccontavo poi prima, è bello perché si crea poi anche proprio un'amicizia. Certo. Non è come si pensa, cioè, perlomeno i personaggi dei quali mi piace comunque stare a contatto sono personaggi comunque molto alla mano, quindi con i quali poi si fa festa, si creano delle amicizie, ci si sente anche fuori dal lavoro, quindi è proprio, ecco, la cosa bella di questo lavoro è anche quella, comunque quella di creare nuove amicizie, nuove cose, poi, perché poi nascono collaborazioni, nascono nuovi eventi, nuovi progetti, quindi è proprio bello. È bello, sì. Un grazie a chi lo vuoi dire? Più Questa è una domanda difficile. difficile. Ma un grazie sicuramente a chi mi è stato vicino fin dall'inizio, quindi in primis mia mamma, mia nonna che mi segue e so che mi sostiene e che mi dà una mano molto molto forte da lassù. E poi un grazie a tutte le persone che durante gli anni in qualche modo mi hanno aiutato a crescere, che può essere mio zio piuttosto che mia zia, il mio compagno, tu stessa Barbara. In realtà devo ringraziare tutte le persone che hanno scelto di seguirmi e sostenermi, perché poi non è detto che magari tutti indossino i miei abiti, ma che comunque mi seguono e sostengono il mio lavoro. E un grazie ovviamente a tutti coloro che scelgono di indossare la mia creazione, perché per me spesso mi viene detto: ah, adesso vesti le VIP, vesti qui. In realtà per me vestire una VIP o vestire una persona comune, per me è la stessa identica cosa, perché è una persona che sceglie la mia arte comunque per rappresentare anche se stessa, perché poi un abito è comunque una cosa che ti rappresenta. E Certo. quindi per me già il fatto soltanto che una persona scelga o il mio boxer o la mia t-shirt o un abito da sera, il suo abito da matrimonio, cioè per me è un'emozione forte, e devo dire grazie a tutte queste persone che comunque credono in me e hanno fiducia in me, perché poi io faccio tante cose su misura. Quindi spesso, vabbè, magari la gente viene in atelier da me, vede delle cose già pronte, le prova e le indossa, piacciono e le compra. Però tantissime volte io faccio degli abiti su misura. L'abito su misura non sempre una persona può immaginarsi come sarà una volta Certo. finito. Quindi comunque devono avere fiducia in me, fiducia in quello che gli propongo, fiducia in quello che gli spiego. Perché poi è vero che si faranno delle prove, tutto quanto, faccio vedere il tessuto. Però magari poi uno che non è del settore non è che riesce subito ad immaginare come sarà una volta finito, come potrà stargli. E quindi devo proprio dire grazie della fiducia che ripongono in me. Bello questo. La tua emozione più grande, qual è stata? Ovviamente lavorativa, eh? Certo. È una domanda, non lo so, perché per me ogni volta è un'emozione forte. Io ricordo la mia primissima sfilata, era una festa, tra virgolette, popolare di Aosta, e c'erano tantissime persone, perché poi era una festa molto seguita, era la festa di San Giorgio Giacomo, dove ho presentato la mia prima collezione, e c'erano comunque, credo, 600-700 persone forse. E quindi per me, cioè io forse non ho dormito per una settimana, credo. E quindi per me quella è stata un'emozione fortissima. In quel momento, per me, quella era l'emozione più forte che ho mai vissuto fino a quel momento.
È ovvio che poi nel momento in cui vedi un tuo abito in TV, un tuo abito su una passerella come il red carpet di Venezia piuttosto che di Roma, di Cannes, le tue creazioni in passerella a Dubai in un evento internazionale, devo dire che ogni volta l'emozione è grandissima. E noi te ne auguriamo veramente una marea in più, perché te le meriti, ma io lo dico senza nessun tipo di retorica, perché il personaggio è una cosa, l'artista magari è un'altra cosa, la persona è un'altra. Tu riesci a fonderle molto bene insieme e non è cosa, dovrebbe essere sempre così, invece è sempre cosa più rara distinguere, cioè di solito c'è il personaggio, c'è la persona, e fondere tutto insieme è sempre cosa più rara, quindi è un plauso per te. Io ti ringrazio di questa cosa, Barbara, perché ti dico, è una cosa a cui io tengo molto, perché io non mi dipingo in nessun modo, perché preferisco che siano gli altri a conoscermi, certo, e a darle, cioè a trarne proprio il proprio giudizio. Una cosa che a me dispiace molto, e la racconto perché siamo in famiglia, certo, ormai, è che spesso la gente magari mi segue soltanto su determinati social, magari vede soltanto determinate foto mie e pensano che sia una persona magari difficile da avvicinare. Mi è successo, ti dico, pochi giorni fa in discoteca si è avvicinata una ragazza molto timidamente, perché scusa, e io mi sono girato molto tranquillamente, posso chiederti una cosa? Ho detto, ma certo, dimmi. No, volevo farti i complimenti, poi voleva chiedermi alcuni consigli, e poi per via traverso ho saputo che questa ragazza l'ha raccontato anche in famiglia, e dice, mamma, sai che non è come pensavamo, ma cioè è stato super disponibile, cioè, perché come dicevamo prima, anche i personaggi, io ti dico, non sono nessuno, Barbara, cioè sono sincero, voglio dire, non mi ritengo nessuno, però anche altri personaggi che insomma sono personaggi, a me piace circondarmi di queste persone, per poi nella vita reale sono come li vediamo, nel senso semplici, comunque siamo esseri umani tutti quanti. Io poi sai che mi batto molto per questa cosa degli esseri umani, che siamo tutti uguali, ecco, e quindi anche sì, in questo campo personaggio, artista, persona, secondo me non ci deve essere troppa differenza, nel senso il personaggio deve comunque rappresentare la persona, e quello che io cerco sempre di fare è proprio per, cioè quindi mettere in piazza le mie emozioni tramite le mie creazioni, per me è comunque espormi, cioè togliere una corazza che mi sono creato e lasciare un po' in pasto a tutti le mie emozioni, e questo secondo me dovrebbe farlo qualsiasi personaggio, qualsiasi artista. Dovrebbe farlo chiunque, però delle volte siamo vittime, e mi ci metto in mezzo, degli haters, delle persone che stanno dietro una tastiera e stanno semplicemente a puntare il dito su cose che magari non sanno, perché dietro ci sono delle persone. Esatto. Noi siamo arrivati alla fine e mi dispiace, perché ci sarebbero altre due puntate da fare, ma non è detto che non ci tornerai a trovare, vero? Quando mi volete io ci sono, Barbara, lo sai che per te io ci sono sempre. Forse per me. Un grazie gigante, Fabio Porrio, fashion designer, andatelo veramente a stalkerare su tutti i social, andate a guardare le sue creazioni. Noi ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora, ma per chi non avesse potuto vedere tutto per intero il programma lo può rivedere domani alle 16, sempre sullo stesso canale GRP88. Buonanotte.